Beh, sicuramente è stata una fiera speciale, come avevamo anticipato alla sua presentazione, intanto perché coincidevano due eventi speciali: il fatto che fosse la 50ª fiera, che in questa edizione compisse appunto mezzo secolo di vita, e l'altro motivo che l'ha caratterizzata fortemente è stata l'inaugurazione del centro culturale, del nuovo centro culturale di Argenta, il Mercato, che è avvenuto contestualmente all'inaugurazione della fiera stessa. Per quanto riguarda i risultati, diciamo che sono stati altrettanto importanti, altrettanto speciali, perché la partecipazione è sempre stata elevatissima, l'apprezzamento è stato elevato per quanto riguarda sia le proposte culturali, le proposte espositive di chi ha dato vita alla Fiera di Argenta, e quindi per le proposte culturali anche, che da quest'anno hanno avuto un ruolo preminente, diciamo, nell'ambito della programmazione. La Fiera di Argenta ha un futuro che non può non mantenere due filoni che sono quelli che portiamo avanti in questi anni, fondamentalmente, quello di fare leva sulle tradizioni, su quelle che sono le caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto questo evento, cioè presentare le peculiarità locali, quindi il sistema produttivo, il sistema culturale, l'associazionismo, tutto quello che c'è, cioè una vetrina, diciamo, per tutta la realtà argentana. Nel futuro sicuramente una specializzazione nel campo delle peculiarità che prendono fortemente spessore in questi ultimi anni, cioè la vocazione ambientale, la nuova vocazione turistica di questo territorio, che lega insieme appunto aspetti culturali, aspetti produttivi, aspetti economici importanti, fra cui quelli dell'agricoltura, sono sicuramente filoni su cui impostare le prossime edizioni. L'abbiamo pensata questa edizione come un ponte ideale tra il passato e il futuro di Argenta, quindi abbiamo raccontato 50 anni di fiera, che vuol dire 50 anni di costume, 50 anni di storia locale, perché nella fiera si raccolgono e si mettono in luce tutti questi aspetti. L'abbiamo appunto raccontato questo mezzo secolo di storia attraverso una mostra fotografica che ha sicuramente destato tantissimo interesse, tantissima emozione tra gli argentani in particolare, ma non solo, perché si sono ripercorsi 50 anni della storia di questa città, del suo territorio. In questi 50 anni, in particolare fra gli anni 60 e gli anni 80, la fiera era anche caratterizzata da importantissime mostre d'arte e concorsi di pittura. Dopo una pausa di un decennio circa, dovuto anche alla mancanza di sedi, l'occasione importantissima dell'apertura di questo nuovo centro culturale ha consentito di riprendere il filo anche di quell'esperienza, e quindi di mettere in una grande mostra d'arte che ha proposto nomi che vanno da De Chirico a Schifano, da Cantatore a Guttuso e ad altri importantissimi artisti, riprendere con una collettiva che fa riferimento alla collezione comunale quell'esperienza culturale che caratterizzava appunto il programma della fiera fra gli anni 60 ed 80. C'è stata una valorizzazione forte del settore enogastronomico, sempre e comunque legato alla vocazione locale, a quella che è la caratterizzazione dell'agricoltura argentana, e in particolare alla filiera del grano biologico, che trova qui nel nostro territorio un punto di eccellenza a livello nazionale e che ha dato origine a un padiglione della manifestazione estremamente interessante, con proposte gastronomiche di alta qualità che sono state organizzate in collaborazione con l'azienda BIA S.p.A. Altre importanti esposizioni sono state quelle dedicate all'agricoltura provinciale, in collaborazione con l'assessorato appunto della provincia di Ferrara, il padiglione Giro Giro Mondo, che è un tentativo riuscito, assolutamente ben riuscito, da 3 anni di mescolare le etnie, di mescolare le culture, quelle che sono già, diciamo, vivono e convivono nel nostro territorio come negli altri territori, ma che in questo modo hanno un'occasione proprio per incontrarsi più da vicino e per vivere insieme queste esperienze importanti. E naturalmente la festa, perché la fiera è comunque un momento di divertimento, per avere un incontro tra le generazioni, tra le comunità, che in tutti i punti della città, diciamo, ha avuto una forte motivazione.